tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo Bed Wars. Oggi siamo qui in compagnia di Ale. Ed è la terza volta che proviamo a registrare questo video perché negli scorsi due game c'erano due cittari. Buonissimo. Allora, vabbè, quello sì, ovviamente. Il secondo tipo vedeva, aveva l'X-ray, penso, vedeva attraverso i muri, qualcosa del genere, perché tipo mi ero nascosto. Comunque, vabbè, lasciamo perdere. Era intelligente fino al punto di capire certe cose, tipo che la gente fosse shiftata, perché, cioè, ah, voglio dire, era proprio testa di cazzo. Cioè, fosse stato per me, sarebbero usciti due Bed Wars come aveva annunciato su Telegram, rega, ma registrarli è veramente un'impresa. Cioè, io vorrei registrarli sul mio server Endercraft, che trovate tutti i link in descrizione dell'IP, mi raccomando, ma c'è poca utenza, quindi non riuscirei a praticamente registrare. Comunque, quindi in questi giorni... Facce di merda, esatto. Su quel cazzo di link. E in pratica, in questi giorni, in questi giorni farò anche una live con Ale sul server, se lui vorrà partecipare o meno, e giocheremo tutti insieme. E appunto vi farò vedere anche le Cubo Lucky Block che tra poco usciranno attive sul server, mi raccomando, perché molte me le hanno chieste e io ovviamente le ho fatte mettere a vostra richiesta. Il ferro l'ho appena preso. E comunque lì sulla esatto dove sei tu. Comunque rega, come avete appunto notato dal video di ieri sul secondo canale, ho fatto il test di Minecraft 60 fps con la shader a ultra eccetera eccetera, col nuovo processore, ed è venuto veramente bene. Infatti tutti i video d'ora in poi saranno come state vedendo questo in pratica. Spero che vi piaccia. Ditemi qua sotto nei commenti se volete la shader appunto anche nei Bed Wars o solamente nella Pixelmon, perché comunque la shader nella Pixelmon la metterò, questo è poco ma sicuro, perché comunque è una serie d'avventura, quindi mi piacerebbe molto avere un attimino più di grafica carina anche su Minecraft, che è un gioco cobettoso de merda, però almeno qualcosa di carino in più lo vorrei. Ascolta Ale, come cazzo pensi di vincerla questa? Di perderla pensavo. Ah giusto, madonna mia, sì, che cazzo vuoi, a lesbica, ma che sordi fatto? Madonna. No! Ah! Bastardo pezzo di merda, sei uno stronzo! Vabbè. No, dai. Comunque, per chi se lo stesse chiedendo, me l'hanno già chiesto nel video del secondo canale, la shader è la Robobo 1221 Shaders 4.15 maximum. Boh, si chiama Robobo la texto, cazzo vuoi da me? È il nome di un cane. Robobo. Oh, rega, voglio che chiamate il vostro cane Robobo. Lo voglio, voglio. Perché, ma, cioè, immagino che sia un tipo, ma voglio dire. Oh, il nostro team Maro c'ha già l'arco, non è stupido. Non è per cattiveria, ma come Toby, cazzo, se uno si chiama Toby, tipo Fab Toby, sembra un nome di un cane, cazzo. E uno si chiama. E Fab Toby è quello che fa le texture a me. Ma sei un deficiente! Quello del nostro team si è lanciato nel vuoto con l'arco, ma. Comunque deve essere una cosa comune tra i texture maker chiamarsi con i nomi dei cani, Fab Toby, Toby, cioè. Vabbè, ma Robob è molto più famoso di. Non è vero un cazzo. Beh, aspetta un attimo. È il più famoso Fattobi. Vabbè, Fattobi tanto commenta e ti scrive che sono... Ma cosa? Ma ha finto di essere FK questo? E mi ha cacciato un pugno supersonico. Dice che t'ha trollato male. Allora. Beh, sì, però porco Giuda. Ok, sei uno stronzo, eh. È uno stronzo. Merda del blu. Vuoi vedere che faccio un 1080 che resti secco? E poi cosa succede dopo il 1080? Faccio un 1080 e vengo... No. No, dai, che è andata anche su Radio 105. Su, dai, non. Vabbè, infatti, ho detto in faccia alla Viscardi. Ma. Vabbè, K. Perché mi dai dell'oro? Vabbè, aspetta, che lo butto qua. Così lo prende il nostro tipo. Travis su K. Bliette. No. Minchia, devo fare una scaletta per andare qui. Perché sennò. Ci metto 25 anni. E il bello è che nessuno mi sta cagando in questo momento. Quindi, nice. Cosa c'è nella mia vagina? Video epico finito. Ma cosa? No, scherzo. What's inside my vagina? Oh, madonna, guarda. Bella, schifosa. Guarda, questo fa finta di essere FK. Però non mi fotti stavolta, stronzo. Dai, muori di colera, cancro di merda. Ma cosa? Ma ha ucciso e l'avevo preso tante di quelle spadate. Che dio violento, era quasi morto. Dio violento non è una bestemmia, cioè, questa mi ha consentito dirla, presumo, vero? Minchia, c'è l'arco! Chiedo informazioni alla regia, ma Dio violento non è una bestemmia. Beh, in realtà, in pratica sì, no, però... Cioè, in realtà... Oh! Ma come cazzo fa?
Ma che cazzo? Allora, giuro che sia Kill Laura, pure questo mi incazzo. Mi ha tirato tipo 4 hit, ho visto le stelline. Mi ha tirato 4 critici e me ne sono arrivati solamente 2. Vabbè. E comunque, cioè, voglio dire, io non so perché, che cazzo sono quelli a sinistra? I gialli non fanno un cazzo, ad esempio. Allora, andiamo dai gialli. Io sono andato da quelli dritti davanti a noi, che sono i rossi. Ah, ma sono in 2 anche loro, Allora, i gialli però c'hanno già l'arco. Non so, non sono neanche andati al centro, quella è la cosa divertente. Ci stanno proprio fermati in cia. Ma guardalo, non riesco a colpirlo, Dio lupo. Non ci riesco. La squadra nostra almeno non fa un cazzo. Almeno, almeno non fa un cazzo, quindi mi pare anche giusto. In teoria poteva pure fare schifo al limite. Vabbè, però. Ha fatto una cesta, qualcosa l'ha fatto. Wow, attenzione. Allora, io adesso vado dai rossi. Madonna, sta venendo al centro adesso. Ma i rossi si hanno murato il letto. Oddio, uno dei gialli ha quittato. Penguin. Ale, 100.000 like. No, Ale, devi venire dai rossi. Ma non c'è nessuno in base. No, devi venire dai rossi, Ale. Madonna, ma non c'è nessuno in base, Dio bestia. Ma devi venire dai rossi con un piccone. Io sono dietro alla loro base dove c'è il letto. Arrivo. Sta arrivando anche Fratemo Junior qua. Vabbè, se vanno in base nostra do la colpa a testa di cazzo in squadra con noi. Chi è? Okay. Siamo noi verdi? Minchia. Questo sta anche spaccando le ceste. No, Ale, stai attento. Arca madonna. No, stai lì, perché io non c'ho il piccone. Volevi? Non riesco ad andarci. Lo trollo male, no, lo trollo io tranquillo. Oh, amico Gio, vai in base. Vai. Ok, sono qua dall'entrata, non mi hanno visto. No, dai. No, Ale, non dirmelo. Vabbè, corri via, perché io sono qua dai rossi. No, ma minchia, rega, sto facendo una stealth mode che neanche Gesù Cristo. Io me la sto camperando al centro perché c'è un blu che mi sta mirando con l'arco e non so come fare, tipo. È un problema sta cosa. Ma va, quello va. Vabbè, comunque sono al centro, meglio di niente. No! Minchia, mi ha sgamato! Come cazzo ha fatto? Oh, porca Eva, cagna. Vabbè, comunque, sono in base, mi super... Oh, c'è già del cibo fatto. Alessio, è pronta la cena, Maronna! Ok, tipo, mentre Ale c'ha la mamma in casa, qualcuno ci lancia le frecce, non so da dove. Ah, da là in cima, vabbè, allora non mi preoccupo. Allora, adesso cerchiamo un attimino di metterci a posto, molto meglio di prima, e vediamo un attimino che cosa riusciamo a fare. Quindi, mi va bene anche il piccone. Oh, Ale, sei tornato, ciao. Sì, però c'è un blu che mi sta rompendo il coglione. Io invece mi sto facendo l'armor perché ho capito, tipo, in questa mappa la tecnica è veramente bastarda perché nessuno ci pensa a murare ai lati, tipo, neanche noi ci abbiamo pensato, infatti se ci lasciano siamo nella merda. Ma è quello nostro in base, vero? Sì, anche io. Cioè, io sono in base. Poi io, gli altri non lo so. Comunque, vedi sti stronzi che qua può poi murare. Io, tipo, adesso muro tutto. Perché non me ne frega, tipo, a me non me ne frega un cazzo. Via. C'è uno che sta rompendo il letto, oh. Infatti. Dai, Ale, non farlo stronzo! Ma perché muri là? Perché, sai, lì c'è l'entrata secondaria. Ah, comunque, quello che ha rotto il letto gialli era quello che avevo di fianco io fino a 2 secondi fa. Ah, allora, ok. Come è l'entrata secondaria? Guarda, seguimi, tu seguimi, vieni. In poche parole c'è un'entrata in ogni isola dietro, in poche parole è... un'entrata secondaria che puoi fare uno stealth mode, diciamo lì. E in pratica niente, bisogna farlo. Cioè, è dietro alla casa dove ho murato, cazzo. Cioè, non è che ci vuole tanto. Io c'ho l'arco, se vuoi proviamo a fare qualcosa di serio. Anch'io c'ho l'arco, e quella è la cosa. Io a serio. Tipo, non vorrei. Grazie, Ale. Guarda, sì, sono io, coglione. Poi anche tu sei stronzo, eh. Cioè, io voglio andare ad attaccare i blu. Da te non c'entrava un cazzo e volevi frecciarmi. Ma non ti vedevo la testa. Ma io la testa non te la vedevo. Non avevi la skin. Guarda. Non ti avrei frecciato se avessi sulla skin, ma non ti vedevo la skin. Minchia, se ce la faccio. Mi caricava sti bucca. Ma sono tardi sti blu. Beh, aspetta, prima non erano così tardi quando mi hanno ucciso, ma... No, c'è un blu dietro. Gli ho fatto la spawn trap intanto. Bella, sono intrappolati questi.
Io gli ho rotto il letto. Bella. Rompiglielo però. Guarda. Non ho qua dentro. Vai, vabbè, tanto adesso sono morti, quindi. È invisibile. Ciao, Ringhi, ciao. Ciao. E se uno fosse andato in base nostra? L'ultimo si è salvato da qualche parte, ma a me non me ne frega un cazzo, onestamente. Poi in base nostra c'è l'altro verde. Andiamo dai rossi. Dai. No! Freccio! Freccialo adesso! Vabbè, tanto è morto, lo freccio io dalla distanza. GG. Bella. Ok, mancano solamente i rossi che sono due. E quello che aveva fatto una bella azione anche questo. Quello sì, però avevamo l'arco anche noi. Se non avevamo l'arco ci aveva ucciso in pratica. Secondo me, poi. Ale, aspettami, Ale, hanno l'arco pure loro, quindi occhio. Dobbiamo fare stealth mode pure da loro. Solamente che prima loro mi hanno sgamato, quindi probabilmente hanno murato. Dov'è? Ho aiutato tre volte quello là. C'hanno due archi questo, sta fermo. Tipo murato. Porca... Oh, ma ci riuscirò a murare bene? Quindi tankete. Vai, lottato. Lottato di nuovo. Ora no. Se ne ammazzi uno io vado, ma finché no, non ne ammazzi... lo so. Quello che leva niente io. Ma aspetta un attimo, ma sono dietro. Sì, adesso potresti anche lasciarli davanti. Sono un po' stupidi questi, però. Hanno la spada OP, Ale! Via! Ale, no! C'hanno la spada troppo OP! Hanno la spada in ferro, quella OP! Stai fermo! Sono salvo io. Ma c'hanno l'arco... Aspetta che li freccio io. Sì, ma... Dov'è? Peccato! È l'entrata lì, ma... Ma c'hai delle pecore che gliele tiriamo? Gli magari, ma non posso lasciarti lì, cioè t'ammazzano se vado via. No, infatti non lasciare, però scusa un attimo, l'altro dov'è? Sono tutte e due dentro. No, l'altro è il compagno nostro. Ah, boh, in base penso. Ciao, Leocca. No, Ale, cosa fai? Aspetta, falli uscire. Bravo! Vai dentro, vai da quello dentro, vai! Bravissimo! Rompo io il letto, sponchila lì. GG, abbiamo vinto. Wow, bel game comunque, cioè GG. Però minchia, è murato troppo questo, Ale, mi sa che ho qualche problema io. Sono morto. No, uno ha quittato. Non lo vedo. Io devo rompere le ceste a mano. Vabbè, muralo, l'hai murato. Ah, ma ce l'ho qua, ciao zio. Ciao zio. Aspetta, non ucciderlo. Mettigli la ragnatela, ma non ucciderlo adesso. Non ucciderlo. Non l'ho ucciso, però è riuscito a scappare, non so neanche come. Ah, è qua. Ciao zio. No, non ci arrivo al letto. Minchia, hanno messo troppe ceste comunque. Muralo, mettigli la ragnatela. Aspetta, divertiamoci un attimo. No, non killarlo. Non killarlo. Oh. No. Aspetta, stai lì fermo. Ma no, ho quittato. Vabbè, GG rega. Quindi per questo Bedwars è tutto. Mi raccomando, scrivetemi qua sotto nei commenti per le shader, se le volete anche nei Bedwars, eccetera eccetera. Quindi da White Shock Ale è tutto e ci vediamo come sempre ad un prossimo video. Bella. I got the